Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi al How to Play. Vi farò sentire la mia versione di Johnny B. Goode, mitico pezzo di Chuck Berry, rock and roll. Allora, innanzitutto diciamo una cosa. In questo brano, in questo riff, io utilizzo un allargamento. Cioè, l'allargamento è quando andiamo oltre i quattro tasti. Di solito una delle prime regole che vi insegnano è ogni dito deve tenere un tasto sulla tastiera. Quindi partiamo da il La, tasto 5, corda di Mi. Ok? La posizione, diciamo, tradizionale prevede un dito per ogni tasto, quindi io con il mignolo arrivo fino al tasto 8. Ok? Quindi con un allargamento il mignolo mi arriverà fino al 9. Questo perché? Perché nel riff io utilizzo queste note. La, Mi, La e Fa diesis. Rispettivamente sono l'accordo di La. Solitamente nei blues sono accordi di dominante, un La settima. Utilizzo il Mi che è il quinto grado e il Fa diesis che è il sesto grado, una cosa molto utilizzata negli accompagnamenti blues sia da parte del basso che da parte della chitarra. Infatti spesso si vanno a doppiare le parti della chitarra con il basso o viceversa. Appoggio sempre un Mi, un La. Ok, e vado a prendere il Mi e poi Fa diesis. La, Mi, Fa diesis. Poi sposto tutto sul Re. La, seguo la struttura blues. Mi, Re, La. E finale, Mi, Re, Re diesis, Mi. Questo qua è il ritornello. Nella strofa invece sfrutto la corda vuoto di La. Utilizzo la stessa cosa, cioè sempre il Mi e il Fa diesis, però è tutto molto più ritmato. Infatti qua gioco tutto sugli ottavi. Re, La, scusate. Quando vado sul Mi, per forza devo usare l'allargamento, perché o scendo utilizzando il mio vuoto, cosa che penso che farebbero probabilmente i chitarristi, però a me non piace proprio come sonorità, questi salti non mi piacciono, quindi cerco di non utilizzarli. Lo diteggio come diteggiavo prima il ritornello. Per comodità poi il Re, visto che arrivo dal Mi diteggiato, faccio anche il Re. Essendo un pezzo molto veloce, quando riesco a sfruttare la corda vuota la sfrutto, però quando ho la mano che diteggia poi e ho soltanto lo spostamento da fare, io la faccio così. E poi ritorno alla vuoto. Quindi faccio sempre questo passaggio tra strofa suonata ad ottavi e ritornello. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, se vi piace mettete un like, lasciatemi un commento e condividetelo sulla vostra pagina se vi va. Grazie a tutti, alla prossima, ciao, buona musica. Carlo.